Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 9 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Amore e ottimismo a braccetto. Protetti dall'ottimismo, dono del vostro astro guida Giove, su qualsiasi fronte siete avvezzi a pensare positivo e anche a dispetto di qualche disguido in famiglia sentite di non avere proprio nulla da temere. Nemmeno gli effetti della Luna e di Nettuno in quadratura. Potreste innamorarvi di una persona già impegnata, oppure sarà la vostra famiglia a non accettarla, almeno agli inizi, ma gentile e carina com'è, i vostri saranno costretti a ricredersi. L'essenziale è che piaccia a voi e che vi renda felici, se il cuore non è libero ma liberabile, c'è sempre una soluzione adatta al problema. Del resto se ci si invaghisce di qualcun altro significa che la storia ufficiale è già andata a monte. Un imprevisto di lavoro da cavalcare, ma abili come siete lo farete con la massima disinvoltura. Inganno, amori clandestini, extraconiugali, gelosia, venalità, pura attrazione fisica, possessività, menzogne, rancore, rivali in agguato, uso di magia, gravidanze indesiderate, aborti procurati. I single incontreranno persone che tenderanno a ingannarli. Oggi potreste tentare moderatamente la fortuna, qualche colpo interessante potrebbe materializzarsi mentre meno ve l'aspettate. Un amico potrà essere poco sincero. Segui ciò che ti dirà il cuore. Favoriti gli acquisti di ogni tipo ma attenti a non eccedere. Cura di più il tuo aspetto, magari vai dal parrucchiere. Sarà eloquace, socievole e affascinante. Eccellente intesa con Gemelli. Voi credete di essere i più forti ma in realtà siete fragili, cercate di coltivare dunque le amicizie giuste e non fossilizzatevi sempre sulle solite persone. Non avrete oggi molte possibilità di distrarvi e avere momenti di relax, distaccatevi un po' dalla vostra vita virtuale. Staccate la spina e cercate di non inciampare. Nel filo. Ricordate che prima di offrire amicizia e fiducia a qualcuno c'è bisogno che conosciate a fondo la persona che ve la chiede. Attenzione agli adulatori. Venere vi sorride, insieme a una luna decisamente a voi favorevole vi regalerà attimi di intenso romanticismo. Anche le pietre si scioglieranno. Poche opportunità di chiarire una situazione che vi sta preoccupando oltremodo. Fate in modo di avere un chiarimento al momento opportuno senza insistere troppo nel richiederlo. Un luminoso giorno sta per sorgere, un miglioramento concreto in amore. Sul lavoro avrete però qualche piccolo problema. La Luna è oggi nel segno vostro fedele alleato dell'Ariete. È dunque una giornata in cui ritornano entusiasmi e gioia di vivere. E la vostra generosità e il piacere di stare in compagnia degli amici non vi mancheranno di sicuro a qualsiasi decade apparteniate. Imbronciati sotto tiro della coppia Luna-Nettuno in quadratura e la ragione è presto detta, o vi mancano i soldi e con Plutone in seconda casa il liquido a disposizione oppure vi manca il tempo perché Urano nella sesta anche oggi vi vuole al lavoro, specie se siete in proprio con ritardi da tamponare. Oppure c'è il turno da coprire per rendere il favore a un collega. Il must del giorno, risparmiare, per concedervi il lusso di una vacanza spericolata oltreoceano come piace a voi. Bisognerà tirare la cinghia, parola di Mercurio stacanovista in sesta casa, che vi fa lavorare anche nel weekend. Amore ed Eros. Possessivi e molto innamorati, forse le due condizioni sono interdipendenti. Il partner non se ne lamenta e trova questa vostra strana gelosia tenera e quasi comica. Importante come in cucina non sbagliare le dosi, altrimenti il piatto diventa stucchevole e l'appetito cala. Attenti alle interferenze familiari, rischiano di cambiarvi l'umore, in casa propria ciascuno è re o regina, ma quando arriva la suocera criticona si perde lo scettro e anche la corona. Se siete nati tra il 25 e il 30 di novembre la Luna in aspetto favorevole vi dà il desiderio di stabilizzarvi. Se invece siete nati giusto qualche giorno più avanti di dicembre, dal 15 al 19, tutto cambia. L'irrequieto Nettuno è ora il segreto ispiratore del vostro comportamento e sarete esposti al pericolo, per voi delizioso, di un colpo di fulmine che potrebbe cambiare tutta la vostra vita. In generale se siete in coppia,
sarà opportuno non esagerare con gli atteggiamenti espansivi per non suscitare la gelosia del partner che potrebbe tenervi il muso, forse a ragion veduta. Se siete nati nella seconda decade, siate pronti per affrontare l'impegno di un legame affettivo ufficiale. Lavoro e denaro? Impegnatissimi anche di domenica, in azienda per sostituire il collega, a casa per concludere le vostre incombenze e avere finalmente tempo libero da dedicare esclusivamente al viaggio, il vostro grande amore, che non tradireste mai per nessuna ragione. Come sempre nel weekend, un'occhiata ai conti non farebbe male, vi darà il polso della situazione, evitandovi incresciosi passi falsi. Vi aspetta impegno e fatica, ma non c'è di che preoccuparsi, un Sagittario è perfettamente in grado di addossarsi compiti gravosi. Inizia infatti un momento chiave per il vostro successo, arrivano occasioni propizie per un salto qualitativo nella carriera o per la conquista di posizioni di prestigio. Benessere. Vi sentite pieni di energie ma attenti al rovescio della medaglia, gonfiore, insonnia e nervosismo oggi potrebbero essere all'ordine del giorno, perciò evitate di stravolgervi e di rimanere troppo a lungo fermi al sole, specie nelle ore più calde della giornata. Per lei, a casa vostra c'è sempre da fare, ma rientrando da una spesona bastevole per un reggimento, incrociate le braccia e dite no, ordinate un delivery, vi versate una bibita fresca e buon relax. Per lui, rabbia mista a disperazione, Micio è scappato un'altra volta e non sapete che fine abbia fatto. Con queste premesse è impossibile accettare l'invito goliardico per la serata, a meno che poco prima dell'ora convenuta non lo vediate comparire quatto quatto, sporco e arruffato, ma vivo. Che filibustiere. Colore delle emozioni, blu cina. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.